Il mio altrove, la località dove arriveremo alle 18:15, l'ho visto negli occhi di Loredana Bertè, del signor Paolo che manda questa cosa, è bello, negli occhi di Loredana Bertè, ma negli occhi di Loredana Bertè abbiamo visto sempre, ancora una volta oggi, il talento, cioè abbiamo visto ancora una volta chi è la persona che canta con la pancia, che canta col cuore, che canta in maniera diversa dalle altre, vedete, c'è chi canta e chi interpreta, e lei interpreta. Quando è venuta al Costanzo Show, non molto tempo fa, si è trovata con i nostri ragazzi, si è messa a cantare con loro e ha preteso oggi questa prima manche di musica di farla con loro. Oggi stiamo parlando per me è un onore cantare con gente come loro, bravissimi. Hai visto come sono carini, bravi. Però adesso la sentiamo da sola, dopo. E grazie anche, devo dire, al maestro Morselli, a tutti i ragazzi. Morselli è un vecchio musicista che sa il fatto suo. Allora, parliamo invece di gelosia, del tema di questa puntata. Tu sei stata e sei gelosa? Sì, sono stata gelosa, però... Poi perché hai smesso? No. Me lo dovevo tenere per me. Cioè? Soffrivo come un cane, però non lo davo a vedere, perché sennò l'avrei perso. Ma era molto peggio. Quindi ho imparato, purtroppo, a non fare domande. E a furia di non fare domande, mi sono ritrovata che un giorno ha portato la fidanzata a casa. Lì, forse qualche domanda ci sarebbe stata bene. Scusa, ma forza di fare domande, il rapporto si è mantenuto o si è... Sì, finché per 6 anni, 4 di matrimonio e altri così fidanzati ufficialmente, anche se la storia durava già da tempo. Tu non facevi domande, ma sapevi che magari lui tradiva? Spariva 3 giorni, 24 ore, lui diceva andava a fare una conferenza stampa, qualcosa, non lo so. Tu non sei mai sparita, te? Quando volevo sparire, sì, non ero innamorata. Non l'hai mai tradito, te? Quando io tradisco, di solito cambio. Cioè, sta finendo la storia e quindi... Se tradisco, vuol dire che... È il segno del passaggio, come è passato, esatto. Blue Moon per le orchestre. Sì, per me è finita, perché se sono innamorata, in un uomo trovo tutto, trovo quello che rappresenta. Ma dopo quanto finisce l'amore? L'amore invade e finisce. Sì, ma sei sicura che è amore? Talvolta noi ci convinciamo che un innamoramento è amore, non è vero? Beh, io devo dire che questo secondo matrimonio ha avuto molte, molte probabilità di essere veramente l'unico amore vero della mia vita, perché io non ci ho pensato un secondo a lasciare la città, Milano, l'Italia, soprattutto il mio lavoro, per 6 anni. Perché tu hai detto ricomincio da capo su tutto, non fa niente. Io ho detto, ho lasciato dei dischi, ho fatto un sacco di dischi, di tournée. Cosa mi manca? Un figlio. Io volevo, visto che ero sposata, dedicarmi a una famiglia, avere la sensazione, provare quella vera di appartenere a un gruppo, familiare. Voglio vedere cosa si prova ad avere una famiglia. I miei erano tutti svedesi, quindi che meraviglia, vado a Stoccolma. Però quando mi è stato detto, dopo 4 anni, e non lui, ma sua mamma, il figlio, che figlio, deve essere tutto di sangue svedese. È stata una pugnalata. Per questo quando l'altra sera da te ho detto le parole uccidono, quella mi ha ucciso. Le parole uccidono, sì, figurarsi. Però scusa, io credo che se uno programma, se uno pensa, dice adesso farò questo, farò quest'altro, alla vita bisogna consegnarsi con un tanto di prevedibilità. Ma io mi sono consegnata, purtroppo non ho preso nessuna precauzione, indifesa, disarmata. Tu con lui, con lo svedese del quale è innamorata, sì. Ne avevi parlato del figlio? No, non se ne parla, ma dopo 4 anni di matrimonio mi sembra il minimo. Dedichiamoci, insomma, ma ce n'era già uno. Questo atteggiamento hitleriano da razza pura, sì. Quando è che l'ho scoperto? Dopo quattro anni. Quando io chiedevo spiegazioni dicendo, ma c'è questo bambino stupendo, meraviglioso, che quando io sono arrivata aveva 1 anno e mezzo, quando sono sparita ne aveva quasi 7. Io dico, facciamo un bambino, allora... È un po' perplesso. E la mamma mi dice, no, questo... Ma perché volevi un bambino?
perché volevo lasciare una traccia di questo mio passaggio terreno, perché penso che sia molto più importante di un disco. Lascio tanti dischi ed è una cosa bella. Però lo vedi, però uno, lasciando uno, un figlio, hai ragione, è parte di te. Uno deve pensare a questo, deve vivere e poi magari il figlio arriva. Ma perché un figlio arriva, sì, ma anche dopo 4 anni io dico, perché queste remore, perché questi pregiudizi? Se l'avessi... Anche mia non ha avuto figli. No, perché purtroppo lei è stata condizionata da un amore già programmato, come dici tu. L'amore che non era il suo, ecco, era di un'altra. Nella vita ci sono delle cose destinate. Ma quello era mio, era mio marito, scusa. Ah. Era un particolare che mi sfuggiva. Sì, questo. Però... Io dico, noi perché... Di solito la mentalità cos'è? Considera la donna come il recipiente fecondativo e nient'altro. Mi ha dato sempre fastidio questa definizione. Io invece, a quel punto della mia vita e del mio amore, di cui ero sicura, ho detto questo è il padre dei miei figli. Sinceramente l'ho pensato. Lontana dall'Italia, lontana dalla musica, volutamente lontana, ma discriminata. Ma eri felice? Sì e no. Tre no. Settimane sì e tre no. Quando faceva l'ambasciatore, io non ero tanto felice, dovevo fare il giro del mondo. E tu poi la first lady non ti è mai venuto bene, diciamo la verità. Quindi mi hanno sempre trattata malissimo. A che età ti sei innamorata la prima volta? Ah, 25. Tardi, sì. Ma i flirtini no. Perché il vero, diciamo, amore... Primo vero amore è stato Lavezzi, che mi tradiva dalla mattina alla sera con 250 fidanzate, ogni volta che lasciavo una chitarra perché non la vedeva più. Perché mi continui a raccontare solo di tradimenti? Ma tu non hai tradito mai? Sì, sì, infatti mi sono vendicata una volta con Mario. Sono andata in una... ho preso un periodo e ho detto vado via, perché ero stufa di queste fidanzate che trovavo sotto casa sua. Perché allora sbagliavo, Mario, lo controllavo, io personalmente. Mario è un bell'uomo. Sì, ma io ero molto gelosa, ma sbagliavo perché lo controllavo. Ma come ha fatto? Mario è un genio. Ma c'aveva degli appuntamenti tutto il giorno. Però Mario è ancora rimasto molto, molto affezionato. Molto, molto. Poi purtroppo lavoravamo anche insieme. Questo è. Quindi in sala. Senti.